Mi sa che dobbiamo smontare tutto perché l'infiltrazione è lunga. Brutto brutto, potevo rimanerci un freddo. Sai come si dice a casa mia? Quando fa il pane un povero si rompe il forno. Benvenuti viaggiatori, bentornati nel covo dei pirati con il camper col culo aperto. Ragazzi, questa settimana vi facciamo vedere un sacco di cose, fra cui la degna, bella, fine storia di questo bellissimo Cartago C-Line, Line, non mi ricordo mai, C-Line, Chic Line, non lo so, tanto, costa un sacco di soldi, bellissimo ragazzi, risolto. Vi ricordate il problema della centralina? A me ha lasciato un po' perplesso perché la centralina mandata in CBE correttamente, i tecnici di CBE meravigliosi perché ce l'hanno fatta in urgenza e subito, quindi tanta roba. Io ve la racconto le cose perché c'è tanto, c'è la fattura, quindi. Allora, la centralina è stata riparata, sostituita praticamente l'intera schiena. Il costo dell'intervento è di 104 euro più IVA, totale 122, fate voi i conti più o meno. 122 euro, già rimontata, il cliente è contento, rifunziona tutto come prima. Ma invece di chiedergli 5 ore di manodopera, non facevi prima a fare questa cosa qua? La mandavi su 122 euro, se glieli chiedevi ti ridava il cliente, te lo posso garantire. Comunque, del resto ragazzi siamo, vedete il corridoio è murato, abbiamo questo bellissimo C-Mizar, è bello, questo è un garage living, fra l'altro è anche di un caro amico che ha avuto una bruttissima infiltrazione da un punto improponibile, cioè ve lo faccio vedere perché l'infiltrazione veniva ragazzi da qui. Vedete che qua era saltata la sigillatura completamente, da qui si infilava, ha corso tutto qua sotto e non so se avete visto dentro il disastro che c'è, però si è fatto secco mezza parete della dinette, che la cosa è arrivare all'infiltrazione che devi smontare chiaramente di tutto. E la cosa buona, che probabilmente l'avete già visto anche nella parte dei video, però diciamo che siamo riusciti a risanare il problema, quindi qua è la parte esterna che voi vedevate, la parte diciamo entrava da qui, ha cominciato a fare grondo e si è ampliata leggermente qua. Finalmente oggi, dopo solo 3 giorni di apertura, abbiamo finito l'odore di muffa. Adesso non resta nient'altro che rifare i travetti, richiudere, rimpiallacciare la parte, risigillare correttamente, evitiamo che ricapiti questa cosa, e richiudere tutto. Che sembra una cazzata così da dire, non ho capito, però ci vogliono ancora 2 giorni di lavoro. Figurati. Non so smontare questo gradino qui. Non è il gradino, è la curva del co. Si alzerà? Dai, non farmi dire porco. Bene. Se no lo prendiamo a martellate e lo rimpiccioliamo. Merda, 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 anche mica so che mi metto a darti una mano. Avete preso il 130? Sì. Allora spazio rimanente. Già comunicate al cliente. Al cliente andava data la misura per lo spazio che rimaneva sopra per comprare un forno. Ciao a tutti viaggiatori. Eccoci qua. Come siamo messi oggi? Oggi siamo messi a rifare un impianto a questo bel roller team, che cosa voleva fare? Voleva essenzialmente mettere 2 batterie da 100 A cada una e vuole mettere 2 pannelli semiflessibili sul tetto, che adesso ho appena messo mano, quindi sto anche io un attimino facendo mente locale. Poi il nostro cliente voleva un battery monitor per tenere sotto controllo tutti gli stati delle batterie, i carichi e gli scarichi, e cambiare il frigo Indel B a compressore. Mattia mi ha dato una mano gentilmente a merda, anche amico, so che mi metto a darti una mano.
sbarcare il vecchio frigo, che stiamo per imbarcare il nuovo frigo a compressore in Delby, che così abbiamo un'autonomia anche dal punto di vista del frigo molto molto migliore. Quando vi scappa il tamarro così, io approvo, capito? Cioè, venite a vedere la presa d'aria, modello Subaru X con VRX qua, non so, terza, quarta, dagli del ghiaccio. Rispetto, perché poi anche le ciglia coprifari, cioè, io il camper lo voglio cattivo, non so per fare cosa, però bello. Quindi, questo fra l'altro è un bellissimo garage living, stiamo facendo un po' di implementazioni perché il cliente si sta spostando verso una maggiore autonomia, è un bellissimo semi-integrale, fra l'altro questo per me è un modello veramente molto bello, il T-Line è veramente molto bello, è stato montato il frigo compressore da 130 litri sbarcando il suo vecchio colonna, perché il cliente voleva un pezzo sopra il frigo, che in questo momento ci sta, per poterci incastrare il forno microonde. Molto carina questo tipo di disposizione, vi porto su a vederla anche perché è veramente molto molto bella. Vedo i piedi di Mattia con le Lally Kelly, perché queste sono le sue scarpe antinfortunistica estive, guarda proprio, è stiloso, capito? È veramente stiloso, le Lally Kelly dei bambini, capito? Se le facevano rose lui la comprava, è inutile salire perché c'è il dottor cane pazzo. È molto molto bello, è stato inserito il frigo a compressore doppia batteria GM, aumento di un pannello solare, quindi di fatto arriveremo mi pare a 260 watt totali di pannelli solari, quindi lavorerà veramente molto meglio questo camper, e è in consegna penso il tempo di finirlo entro domani. Falegnameria un disastro, perché ragazzi, cioè, siamo alla settimana prima di Pasqua, voi lo vedrete chiaramente quella dopo, però cioè, tutti vogliono tutto subito, chiaramente, Giallone compreso, che dovevamo finirlo questo venerdì, ma come al solito le sfighe non vengono mai da sole, ve la racconto. Abbiamo avuto un problema su un teleruttore, che è qui in giro anche, fra l'altro, della macchina da taglio, quindi ha deciso che improvvisamente questo fantastico robo si è rotto, capito? Fortuna che qui dentro, bene o male, 5 minuti ci capiamo tutti, quindi tramite l'assistenza, quant'altro, cambiamo, ripristinata la macchina, dopo la festa di Pasqua, sì, ci viene il tecnico che fa la revisione dell'impianto, così non siamo tranquilli, e anche lì, però sempre quando le sfighe non devono venire da solo. Del resto ragazzi, c'è un sacco di roba in lavorazione, perché abbiamo il franchione che di fatto è pronto, cioè c'è già la parete, là dove vedete tutte le batterie, già pronte in incollaggio, l'abbiamo semplicemente messa, e aspetta che all'uomo telecamera gli suona il telefono, capito che non lo vedete, telefono, e volevo anche farvi vedere cosa succede quando prendi una grandinata. Abbiamo qui dentro una Leica bellissima, fra l'altro questa è una rulottina veramente abbastanza rara, non ce ne vedono tantissime, la Leica Evo 4.5, guardate che bella questa fiancata, bella, liscia, solidissima, una roulotte fatta veramente bene. Aspetta che vi porto a far vedere l'altra fiancata, così almeno vi viene un colpo al cuore subito. Cioè, guarda la smitragliata, e qua ragazzi non ci fa niente, cioè adesso bello tutto, il tetto è messo peggio, il tetto c'ha delle bozze così, e anche qua davanti vedete le botte che ha preso. Quindi quello che noi dobbiamo fare adesso per salvare questa bellissima laichina è praticamente andare a stendere sul tetto la membrana, in modo che andiamo in ogni avvallamento, non possiamo sapere se si è creata una microcrepa, gli andiamo a stendere per ogni buchino, letteralmente, cioè per ogni tonfo di grandine, la membranina, in modo che la andiamo a fermare e fissare, perché anche facendo una botta di conti, cominciando a sostituire l'alluminio, ti vengono delle cifre che non ha più senso, quindi dobbiamo cercare una riparazione che sia economica, tra virgolette, ma che permetta comunque alla famiglia di utilizzare la roulotte al meglio, in totale sicurezza, compreso ricostruire il coperchio, che non lo vedete, del vano bombole davanti, perché è esploso anche quello con la grandinata, adesso Alessandro si mette le taglie cuci e lo risalda tutto. Niente, del resto vado a finire le sigillature del Giallone, perché anche lui praticamente ormai è finito, tutto il tetto è finito e sigillato, mancano due o tre mobiletti. Mattia stava impazzendo con il cassettino delle posate, tante di quelle robe, se passava Don Tiziano lo scomunicava lì dov'era. Comunque va bene, vado a recuperare quello delle Lichelli e l'altro con le braghe giù, e ci vediamo dopo. E infatti stiamo continuando i lavori.
questa mattina l'abbiamo già chiuso, vedete ancora un attimino un po' di confusione perché stiamo testando e verificando che tutto funzioni adeguatamente, ma già abbiamo visto che comunque l'impianto sta funzionando alla perfezione. Adesso ragazzi vi devo lasciare che devo andare sul tetto a montare i pannelli solari. Stacco tutti i cavi al Fabio. Un ragazzo che compra una matassa, la ci fa grassa. Baseme il pippo. Io Fabio di far passare un milione di cavi per un buso per la volta. Abbiamo tolto tutto l'umido, tutto il vecchio marcio, stiamo ricoibentando e poi riallacciamo. Ha detto recco, io recco, che cazzo è recco? Poi c'è il microfono, lì guarda, lo prendo qua. Cos'è recco? Cos'è recco? Te che sei il più pratico di sta roba. Recco, recco. E cos'è recco? Recco è vicino l'ecco. È vicino l'ecco, perfetto, è un po' più su o giù. Scusa, c'è recco? C'è recco? C'è una città che si chiama recco. Serio? No. Ah, ok. Cioè, non lo so, signora. Come non lo so, capito? Cioè, i pomeriggi quelli belli, ragazzi, è giovedì. Prima del ponte di Pasqua siamo messi, perché sto mettendo il microfono, non lo so, siamo messi veramente da panico, abbiamo fatto uscire Subaru VRX, quella da rally che avete visto ieri, pronto, finito, qua siamo già ottimamente. La sfiga è che questo impiallaccio qua è molto particolare, di questo è un garage living della Mizar, era un modello un po' particolare, era anche molto bello e molto curato a livello di dettagli, solo che sta cartina qua, ho fatto veramente, sono impazzito, quindi ci siamo riusciti ad andare vicino, la venatura è un pelo diversa, i miracoli non si riescono a fare. Dall'altra parte abbiamo sigillato di nuovo, guardate, finché ci sono, che ci abbiamo Recco qui che ci segue, e siamo già riusciti a risigillare e praticamente abbiamo tolto il problema, vedete adesso parte lo sporco perché ho finito adesso, adesso sono riuscito a partire dalla sigillatura da là in alto, tutta a scendere, giuntura, quindi è già completamente richiuso rispetto alla volta scorsa che c'era la lavorazione, adesso siamo completamente blindati per tutta questa parte, perché l'acqua si era riuscita a infilare qui dentro e aveva, ragazzi, fatto un disastro, fallato su un camper meraviglioso, monoblocco in vetroresina dalla mansarda, era veramente fatto bene questo camper qua. Peccato, questo è tecnicamente un punto debole, se avete questo modello, questa parte qui tenetela sempre monitorata, perché altro plio, mano a mano che vi capitano le sfighe non dovete toccarvi, però io ve le dico apposta. Adesso do recco a qualcun altro e vado avanti, c'è un sottofondo di musica latina, guarda, cane pazzo oggi, va così. Eccoci qui su questo Rimor su base Ford e anche oggi a fare un impianto. Cosa facciamo oggi? Oggi mettiamo due batterie da 100 A cada una per un totale di 200 al nostro cliente che abbiamo sbarcato la sua vecchia acido libero e mettiamo delle AGM, quindi sicuramente molto molto meglio come batterie per la scarica lenta e comunque per i servizi dei nostri mezzi da viaggio. L'impianto oggi è molto classico. Quindi mettiamo due batterie, un battery monitor per tenere sotto controllo le cariche, le scariche e le percentuali delle nostre batterie, pacco batterie e servizi,
metteremo un inverter che ci ha portato il cliente e un pannello aggiuntivo con un regolatore maggiorato della DS-Tech, che è molto molto migliore rispetto al PWM vecchio che aveva il cliente. Qualche lucettina e una presa USB in giro per migliorare i punti luce e i punti di ricarica, e al momento i lavori da fare su questo mezzo sono finiti. Sono maledetto. Guarda, che cazzo le fanno queste cose? Perché è diverso. Il mio non è così stronzo. Che ci lavoro adesso, va tolto da qua perché c'è un innesto. Ci devono essere fior fior di ingegneri. Ragazzi, siamo arrivati a venerdì sera, quella prima di Pasqua, siamo rovinati, però abbiamo chiuso il culo al Frank. Quello, Marco è lì che spazza, ride, a posto. Niente ragazzi, buon venerdì, un cazzo davvero, perché ne abbiamo ancora un sacco e una sporta, quindi pace, ci vediamo la prossima settimana. Drago, puoi non riprendermi, per favore? Ok. La figa della Giovanna. No, perché c'è un buco? Quello è fuori, è da dove entrava l'infiltrazione. Ah, fatto, chiudilo adesso. Sì, allora, infila un dito là dentro. Ciao ragazzi. Tenda, ci dormi, non ci viaggio. Quando vuoi, Andre? 3, 2, 1. Questo si buca, è una bella idea. Senti, allora, fai come ti ha detto il tuo amico. Pranzate. La Tecno così proprio, eh. Così. Andiamo, brava pompa! Miscelatori tutti chiusi, spero, se no laghiamo. Aspettano un po', che non fate l'angle layer. Mi sbatte con il pavimento. Quando ci sei, tienilo verso la mira. Ok. Vedi, sbatte buco, cazzo. Ecco. Sei entrato? Io sono entrato senza quello, tengo premuto su. Credo anch'io.